Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Mondo della musica in lutto. È morto Elio, lasciando fan e colleghi sotto shock. La notizia ha colpito profondamente la comunità musicale, che ricorda Elio come una figura di riferimento e grande interprete. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sui social, a testimonianza del vuoto lasciato da un maestro amato e stimato. Il mondo della musica e la comunità lucchese sono in lutto per la scomparsa di Elio Antichi, baritono e direttore del coro Il Baluardo, morto all'età di 70 anni nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Antichi, nato a Lucca il 4 giugno 1954, ha dedicato oltre 50 anni alla direzione corale, segnando profondamente la scena musicale locale e regionale. Dopo la formazione alla Scuola Diocesana per organisti e direttori di coro sotto la guida del professor Sandretti, Antichi ha iniziato a dirigere cori a soli 16 anni. Nel 1970, lavorando con gruppi a San Vito, Monte San Quirico e Capannori. Nel 1990 ha fondato il gruppo vocale lucchese Il Baluardo, che è diventato uno dei punti di riferimento per la musica corale in Toscana. Dal 2011 ha diretto anche il Coro del Sole, dedicato alle voci bianche. La carriera di Elio Antichi è stata costellata da oltre 1000 concerti e da un repertorio ricco di più di 1000 brani, portati in scena in Italia e in diverse città d'Europa. Sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi di chi lo ha conosciuto. A testimonianza dell'impatto duraturo che il suo lavoro e la sua dedizione alla musica hanno avuto sulla comunità e su generazioni di cantori. Se volete lasciare un messaggio di condoglianze, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao! Grazie!